Graziano Sassarini, già medico sociale della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, se l'è vista davvero brutta, ma ha la fortuna di poterla raccontare. Giovedì scorso, attorno alle 20:15, stava rincasando a Motta Baluffi dopo una giornata di lavoro nel proprio studio medico e dopo una visita ad alcuni parenti, quando all'altezza del bar Radar di Torricella del Pizzo, lungo la provinciale che porta anche a Scandolara Ravara, ha incrociato un branco di cinghiali. Graziano se l'è cavata con alcune costole incrinate per l'urto con l'airbag. A terra sono rimasti 5 esemplari di cinghiali da 50 kg l'uno. Non è il primo episodio di questo tipo, anzi la mente corre subito alla morte della giovane Lucrezia Minnilli, che a fine ottobre 2020 non aveva avuto scampo proprio per lo scontro con alcuni cinghiali in attraversamento, praticamente nello stesso punto, in territorio, in quel caso, di Scandolara Ravara. Ci sono alcune strade qua, tra Torricella e Motta, tra Agussola e Solarolo Reiniero, tra Casalmaggiore e San Giovanni, dove che sono percorse da branchi di cinghiali che ti ritrovi improvvisamente di fronte e non fai in tempo neanche a frenare e lì è un macello. E fortunatamente io sono riuscito a tenere la strada, però per alcuni secondi ti sembra di morire, proprio di sapere cosa succede. E poi per fortuna sono riuscito a tenere la strada in strada la macchina. Io penso che purtroppo il problema dei cinghiali penso che vada sicuramente affrontato dalle autorità competenti. Però il messaggio che dico io, soprattutto ai giovani che rientrano tardi alla sera, quindi al buio, in queste strade che abbiamo citato prima, di andare piano perché può succedere questi incontri che ti assicuro non è stata una bella esperienza.